Del servizio, io solo due parole, anche perché poi credo che sia in distribuzione la carta del servizio, quindi tutti lo possono leggere, eccetera. Fondamentale è stata l'elaborazione della carta del servizio, condividendo proprio le tematiche, in particolare con la presidente, professoressa Dominotti, dove la centralità è stata posta sulla persona e sull'interrelazione e su quello che può essere la capacità rigenerativa della comunicazione, dell'interrelazione, quindi del rapporto non solo interpersonale ma societario fra le persone. Voi vedete, ci sarà tutto quello che è l'impegno per riuscire ad accogliere la persona, riuscire ad accogliere innanzitutto, più che la persona, il nucleo base della persona, la famiglia, aiutando quello che è la formazione stessa della famiglia e programmando degli interventi che non necessariamente richiedono la presenza costante della persona tutti i giorni, 8 ore all'interno della struttura, ma che può essere modulata secondo percorsi riabilitativi, secondo percorsi di assistenza, in orari e tempi programmabili con la famiglia, può essere continuata all'interno della famiglia attraverso i mezzi che sono già in atto, la formazione, la visualizzazione dei compiti, dei programmi di riabilitazione motoria o cognitiva, ma può anche essere sviluppata poi attraverso quello che speriamo possa diventare una realtà, un progetto di telemedicina da attuarsi nei piani europei che usciranno nel 2013 e per cui ci stiamo interessando. Quindi è l'impegno centralità della famiglia, l'altro è l'impegno di coinvolgimento della società. Voi vedete che si sta anche qui elaborando delle strategie di un rapporto con i complessi scolastici per l'accoglienza per persone in genere oltre i 14 anni, poi ci potranno essere casi particolari, per l'accoglienza di ragazzi con diverse abilità che vengono seguiti in un programma particolareggiato, personalizzato, ma che fa parte di un programma della scuola in cui sono ospitati, che poi possono integrarsi in lezioni più allargate con gli stessi alunni cosiddetti normodotati. Quindi perché lì ci sono le possibilità, qui all'interno abbiamo una palestra, però una palestra che vuole essere nell'ambito sempre di un discorso interpersonale, non è la mezz'ora della spalliera, la mezz'ora delle parole, è un evento in un percorso dedicato e stabilito da quelle che sono le competenze personali e professionali che deve essere comunque presente secondo le regole che dicevo prima al momento dell'accettazione del nostro progetto. A questo naturalmente verrà affiancato quello che è il lavoro di tipo volontario, sia a livello di seguire, aiutare le persone che vengono accolte, sia a livello di organizzazione, trasporto e attenzione alle necessità anche della famiglia per poter sviluppare in modo corretto l'approccio. E tutto questo, la possibilità di sviluppare delle abilitazioni multimediali, cioè quindi tutto questo perché? Perché c'è un bellissimo libretto di Maffei, il ex direttore del Pisa, che adesso è presidente emerito della Normale di Pisa, dove è ben messo in evidenza che noi siamo quello che la cultura ci fornisce.
Allora, è un esempio, come si può dire, è Plinio che aveva messo in evidenza che noi vediamo quel cervello. E quindi poi è stato messo, riporta questo esempio di Galileo Galilei. Se voi notate, la Madonna a Santa Maria Maggiore di Roma è ai piedi su una luna, e quella era stata fatta nel 1610 per la rappresentazione. Quella luna è configurata come la vediamo adesso noi, come i nostri satelliti l'hanno rappresentata. Cosa vuol dire? Che quella luna ha dei crateri e dei monti. E se voi andate a Roma a vederla, vedrete una raffigurazione moderna della Luna, non quella che aveva dato a Elliot nel 1600, che era un altro grande fisico, dove aveva disegnato la Luna piatta. Perché? Perché era amico di Galileo. Galileo le aveva dato un cannocchiale e con quello avevano valutato l'effetto del chiaro scuro e delle ombre sulla Luna. L'effetto del chiaro scuro come espressione di profondità e di altezza. Quindi avevano una formazione culturale che aveva permesso di elaborare nel 1600 la stessa rappresentazione della Luna che noi abbiamo avuto adesso. Quindi l'importanza della cultura, l'importanza del cervello. Solo due parole ancora, non voglio rubare altro tempo. Nel 1981 un premio Nobel esperto aveva fatto un bellissimo esperimento. Aveva preso la rana, avevano diviso l'occhio in modo da poter spostare la parte superiore all'inferiore, la destra alla sinistra, e avevano visto che la rana non prendeva più la mosca. Perché? E vedeva passare la mosca, ma la direzione in cui mirava la lingua era opposta a seconda del cambiamento di posizione dell'occhio. L'anno è la scuola, diciamo, inizio Novecento, psicologica, eccetera, particolarmente tedesca e austriaca, ha avuto degli studi molto importanti. Cosa hanno fatto? Hanno preso delle lenti in modo da poter capovolgere la visione sopra, sotto, eccetera. Cosa si è visto? Che la rana ha continuato a sbagliare. Lo psicologo che si era messo le lenti, i primi 3-4 settimane vedeva il fumo della pipa andare in giù invece che andare in su. Dopo 3-4 settimane ha ricominciato a vedere il fumo della pipa andare su. Tutto questo cosa vuol dire? Tutto questo vuol dire che l'uomo non vede come la rana solo con l'occhio, l'uomo vede con il cervello, e con il cervello crea nuovi circuiti che permettono di correggere, di compensare o di tornare a quello che l'uomo crede della normalità. Esempio banale, tutti diciamo il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ma chi è che lo vede mezzo pieno e mezzo vuoto? Ma il cervello che decide che quando è mezzo pieno e mezzo vuoto. Se noi prendiamo le leggi fisiche, a un certo punto sopra dice che è vuoto e sotto dice che è pieno, ma poi ecco, quindi la cultura in senso biologico, dice Maffei, è quello che noi nell'evoluzione delle specie con il cervello incameriamo di esperienza. E questo ci permette di vedere, di parlare, di percepire, di elaborare in modo diverso a secondo di quello che è il nostro bagaglio culturale, cioè secondo quello che noi incameriamo insieme nell'esperienziale. La validità di una struttura che si riproponga prima di fare la mezz'ora di movimento della mano destra, prima di fare il test dei 10 minuti con i parenti seduti in un corridoio per vedere se ricordano il nome, è quella, penso e speriamo in proiezione, di riportare la centralità della persona nell'ambito di un'interazione. Interazione non un castello dorato dove c'è solo il post-trauma, dove c'è solo il post-ictus, dove c'è solo l'evoluzione
l'evoluzione della malattia neurodegenerativa, ma dove si possa confrontare prima di qualsiasi esercizio con la persona che le sta davanti, con le persone che vengono a interloquire o con cui si può incontrare. Sempre basandoci su quella che sono le posizioni anche ormai scientifiche sulla possibilità di ristrutturazione della rete sinaptica, sulla possibilità di informazione, sulla possibilità di uno sviluppo di cellule staminali endogene che noi abbiamo presente e che, se vengono colpite nel momento della loro evoluzione, diventano delle cellule permanenti a supporto di reti che noi abbiamo creato. Questo è il perché a un certo punto abbiamo cercato di fare una struttura che sia idonea all'accoglienza, ma che sia aperta al territorio. È la necessità di collocare quel territorio, perché ci deve essere, questo secondo noi, secondo, cioè, la necessità, ci deve essere questa possibilità di ridare una struttura sociale in cui ogni persona si risenta individuo, individuo operante, individuo accettato, individuo proponente delle sue abilità. Questo è quello che noi abbiamo cercato di sviluppare nella carta del servizio, proponendo quelle che possono essere le attività, proponendo quelle che possono essere i percorsi riabilitativi. Abbiamo cercato di sottolineare inoltre quello che la necessità di formazione, al di là delle 8 ore di accoglienza delle persone diversamente valide, e di informazione alla gente per riguadagnare la propria gestione, scusate il termine, forse è brutto, ma è molto concreto, la propria capacità di indirizzare i propri sforzi, le proprie necessità, di proporre a chi viene deputato di organizzare politicamente la struttura societaria. Questi sarebbero i temi non ultimi, e quindi poi tutto quello che è la tecnologia, che forse in certi momenti ci ha illuso di aver risolto i problemi del mondo, che siamo diventati eterni, ma quando riproponiamo alla base della tecnologia quelli che sono i limiti dell'uomo, a quel punto lì della tecnologia credo possiamo farne il miglior uso a supporto della vita stessa. Grazie.